andiamo con le secondarie, va? Che ne abbiamo fatta qualcuna ed erano carine. Vediamo un po' come saranno le altre. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo fare quello, no? Il ritorno del figlio prodigo. Vediamo. No, il triangolo no, era. Ah, sì, è questo, è questo. Il ritorno del figlio e il triangolo no. Devo stare Speriamo che attento nessuno si perché accorga di me. questa missione si trova in un accampamento. Ti prego, Mistios, non credo di poter camminare. Grazie. Portami alla casa di mio padre. E al porto di Cencrea. A cavallo faremo più in fretta. E come facciamo? La vita così, maledetto. Guarda questo con la freccia, che bastardo! Mi ha puntato proprio. Fermati, Pavos. No, no, no! Cosa volevano da te quei banditi? Dicevano che avrebbero ottenuto ciò che gli spettava, ma non ho idea di cosa parlassero. Li avevi mai visti prima? Ora che ci penso, avevano un aspetto familiare. Un gruppo di banditi tormenta il porto in cui sono cresciuto da che ho memoria. Chi avrà pensato che trasportare navi via terra fosse furbo? Ah, no.
Forza. Mischio. Ci siamo. La casa di mio padre. E il mio incantevole salvatore ha un nome? Finalmente Alexios. Ci siamo. Piacere. Io sono Licino, famoso poeta di Atene. Sono venuto a trovare mio padre e mio fratello. A proposito, Timoteo, sono a casa. Questo è il divino Alexios. Mi ha salvato lungo la strada. Ma dove... Papà è morto. Cosa? È stato ucciso qualche giorno fa, dai banditi. E me lo dici così? Devo prepararmi per la sepoltura. Ti conviene fare altrettanto. Per aver salvato mio fratello. Se sei forte, mi sembri, mi grazie. Serve il tuo aiuto con altro prima che tu vada. Ah, sì? A te sembrava sincero. Ognuno reagisce a modo suo. Anche lui ha perso un padre. Da quando è tornato dalla guerra, Timoteo è... diverso. Diverso. Ha combattuto per Atene. Per un po'. Lo sapevo. Così come mio padre. Ora sono entrambi pescatori. Beh, mio padre lo era. Dagli un po' di tempo. Lascerò i malumori a Timoteo. Tu uccidi per dracme, giusto? Voglio vendetta per mio padre. Non hai avuto abbastanza sangue per oggi? È per questo che voglio ingaggiarti per combattere al posto mio. Anche mio fratello ha detto di volerti ingaggiare. D'accordo, vi aiuterò. Come posso rintracciare i banditi di cui parlava Timoteo? Pare che si nascondano a ovest di qui, al tempio di Zeus in rovina. I banditi pagheranno per quello che hanno fatto. Come giusto che sia. Timoteo, dicevi di aver bisogno di me. Mio padre ha servito nell'esercito. Merita di essere seppellito con la sua armatura ateniese. Ma purtroppo è stata rubata qualche tempo fa. Tu vuoi che la ritrovi? No, mio padre ha detto di aver visto il ladro fuggire dalla città dopo il furto. Ma il mercante dovrebbe avere qualche armatura ateniese. Digli che è per la sepoltura di Diocle. Erano amici. Ti porterò l'armatura di tuo padre. Piani multiple? Tanto per cambiare. Andiamo a caccia di banditi, va. Vediamo dove si trovano. Li cercheranno. Devo fare attenzione. Vamos. Forza. È l'uscita qui. Direi di no. C'è un punto. Vediamo se riusciamo a passare. È stato un po' scomodo, ma ci siamo riusciti. Forza! Dai. Dai. Provato.
Salutalo tu, vado da parte mia, no? Ora recuperiamo l'armatura per te. E tu, Phobos? Phobos, andiamo! Per una volta non sei sparito, bravo. Mi hai aspettato, eh? Ti stai facendo coraggioso finalmente. E là, Yugi. Il rumore si rivede. Per caso hai in vendita un'armatura ateniese? È per la sepoltura di Diocle. Timoteo può ricomprare l'armatura di suo padre se vuole, ma non sarà economica. Che vuoi dire? Davvero? Mi ha venduto la sua armatura e me lo dici così? Tempo fa. Però Timoteo ha detto mi sorprendi. Che è stata rubata. Beh, ce l'ho qui e non sono un ladro. Ho anche sei riuscito a fare qualche soldo allora. Ottimo. Meno bella, ma accettabile per una sepoltura. E ricordati poi giovedì che regalano il gioco figo, eh. Allora, vediamo un po'. Compro l'armatura di Dio. Compro l'armatura economica. Minacciarlo e averla gratis. Ma sì, dai, minacciamolo e prendiamola gratis. L'armatura di Dio che dovrebbe appartenere al figlio. Dammela. Credi di potermi minacciare? Non tengo degli oggetti così preziosi insieme alle altre merci. Dovrai passare sul mio cadavere. È un'eventualità che ho considerato. Sospitolo! E tanto è gratuito, quindi. Perché pagare quando una cosa la posso avere gratis? Muori, lui doverme. Grazie dell'armatura. L'armatura ateniese. Bravo, bravo Mistios. È così che si fa, bisogna risparmiare, c'è crisi. Allora, adesso vediamo dove sta. Dobbiamo riportargli l'armatura. Eccolo qua. Ci andiamo a piedi? Sì, non vedo punti. Ok. Buono, buono. Anche perché il party è da tre. Quindi, se siamo in tre che riusciamo a comunicare, è anche meglio. Invece di trovarci in due con uno sconosciuto che magari ci fa anche perdere. Perfetto. Poi considera che le cose estetiche, i personaggi li puoi ottenere o che li shoppi oppure man mano che giochi ti fai i punti e puoi sbloccare i personaggi. Quindi ci sono due modi di giocarlo, capito? E non è un pay to win perché non ci sono cose che ti rendono più potente. È abbastanza equilibrato. Certo, ci sono alcune classi più esagerate di altre, però uno le prova, vede quella con cui si trova meglio e niente. Tanto le puoi cambiare, cioè ogni volta che fai una partita puoi cambiarla la classe, non è che ce l'hai una fissa. Quella nuova mi sembra parecchio figa, infatti quella in futuro penso che la sbloccherò. Quella che ti avevo fatto vedere del filmato. Eccoti, hai l'armatura che ti ho chiesto? Ecco l'armatura ateniese. Perfetto. Almeno potremo dargli una degna sepoltura. Ogni guerriero merita di riposare. L'altro oggi ho scoperto una cosa allucinante che riguarda i Dark Souls. Che pare che quando ti invadevano esisteva un glitch che permetteva
alle persone di entrare nel computer delle persone che invadevano. Cioè, quindi praticamente tramite l'invasione che facevano in Dark Souls, in remoto potevano entrarti nel computer. Una falla che ha proprio il gioco. L'hanno scoperta da poco e appena l'ho saputo ho detto madonna, meno male che non mi è mai successo. Ora che mio padre è stato vendicato. Per caso, sì, ne hanno parlato in diversi. Hanno provato a spiegare le loro azioni. Non infatti adesso i server From Software sono tutti offline per sistemare questo problema. Non potranno più nuocere a nessuno. Grazie. Ed è un problema scoperto adesso che esisteva da parecchio. E io li ho giocati, però fortunatamente non mi è successo. Cioè, rendiamoci conto. Cioè, un conto che mi invadono, mi uccidono, finisce lì. Ma mi invadono, mi entrano nel computer, mi fregano i dati personali, mi distruggono il PC, ah, che bello. Non era il massimo, eh. Terrificante, è una cosa terrificante questa. Ma poi in un gioco ufficiale, capito? Non è che stavo giocando in un server privato con i suoi problemi. No, in un server ufficiale, problemi del genere. È gravissimo, sono cose da denuncia, eh. Cioè, pensa a uno che magari ha dati bancari, robe importanti, oltre a giocare ci lavora pure, e poi si trova uno che lo invade in un videogioco e intanto in remoto gli frega ID e password di lavoro, cioè. Fa veramente impressione sta cosa, eh. E pare che questo problema ce l'ha anche Elden Ring, eh. Cioè, perché praticamente, da quello che ho capito, il codice dell'online di Elden Ring è lo stesso dei Souls. E là, benvenuto. È lo stesso dei Souls, quindi ora dovranno rivedere anche Elden Ring, se no quando esce avrà questo problema. Io per sicurezza, quando uscirà Elden Ring, lo metto offline, perché non mi fido. Cioè, ora che so questa cosa, c'ho una strizza della Madonna. Allora, torniamo a noi, vediamo che devo fare. Trova e consegna un'offerta. Non avvicinarti di un altro. Aia, ma non scoperto. Vabbè, dai. Facciamo una strage, va. Solo lui mi ha scoperto, non ce ne sono altri? Io che credevo che eravate in 3000. Sembra tranquillo. Vino, su cercare l'olio o tornare alla sepoltura di aia, mi vedono. Cosa vuoi? Tito tutto. Niente m'ha visto, bastardo. Fai le secondarie, questo non è cosa ti posso dire. Io infatti sto facendo un casino di secondarie, e sono al 47, cioè mi manca poco e sono a livello massimo. Dovrebbe essere il 50. Poi ovviamente ci sono le abilità da sbloccare, quelle ogni volta che livelli si dà un punto. Che sarebbe questo qui. Questo è l'albero delle abilità. Tu controlla, oltre quelle attive, controlla soprattutto le passive. Tipo queste qui, no? Questa che è sulla difensiva, questa che aumenta l'attacco. E man mano ti potenzi. Certo, se tu vai avanti soltanto di storia principale, prima o poi ti troverai in un punto che la storia principale diventa troppo difficile. Invece se fai un giusto connubio fra secondaria e principale, vai tranquillo. Ogni tanto qualcosa di difficile c'è, perché può capitare, soprattutto se sei all'inizio. Però con un po' di concentrazione piano piano ce la fai. Considera che questo gioco c'ha dei boss che ho fatto... Vabbè, alcuni li ho fatti sottolivellati, eh. Però c'ha dei boss veramente tosti, eh. Tipo ho affrontato un ciclope, ho affrontato, che era quell'altro, il minotauro, che era una roba che sembrava di giocare a Dark Souls. Tipo io non gli facevo quasi niente di danno, dopo mi facevo un casino. Però piano piano alla fine li ho battuti, anche perché i Souls ne ho giocati tanti. Però uno stile Souls in un Assassin's Creed è una cosa abbastanza singolare, perché... Assassin's Creed era una roba un po' diversa. Devi saperti muovere, perché questo Odyssey l'hanno fatto abbastanza aggressivo.
Allora, che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo raccogliere qui. Oh, entrambe le offerte. Poi questo accampamento c'erano pochi nemici, ma ci sono altri accampamenti che a volte te ne arrivano tipo una ventina tutti insieme. E diventa una cosa praticamente impossibile. Cioè, non è più come gli Assassin's Creed vecchi che ti arrivavano uno alla volta, li facevi fuori e ti sentivi Dio sceso in terra. No, qui non è così. Qui ti arrivano in gruppo, ti attaccano tutti insieme e se non hai il giusto livello, il giusto equipaggiamento, muori. Muori proprio malissimo. Soprattutto se non sei livellato, lì è un casino, eh. Anche un solo livello all'inizio del gioco può fare la differenza. Tipo certe volte, che ne so, ero a livello 5, arrivavo a un livello 6 o 7 e mi faceva il sedere. E dico, madonna, un livello 2 è così forte. Sì. Come hai potuto essere così idiota? Altro sangue, Licino! La morte di papà doveva essere vendicata. Ci ho pensato io. Ci hai pensato tu? Credi davvero guarda, concentrati qui? Soprattutto quella Alexis, centrale. Quella centrale c'ha i bonus più potenti, te lo dico. Mo' che finisco questo dialogo te ne parlo meglio. Allora, oddio, chi ha ragione qua? Mi sono perso. Licino ha ragione, meritava vendetta. Timoteo ha ragione, la violenza genera violenza. Dai, faccio scegliere a voi. Allora, optiamo per uno stile aggressivo e quindi andiamo a vendicare il padre che è morto, oppure per una cosa pacifica e quindi facciamo capire che non serve a nulla vendicarsi. Aggressivo. Tu, Yuki, cosa dici? Non mi fate il 50-50 che poi mi mettete in una situazione di crisi, eh? Niente, Yuki l'abbiamo persa. Ok, allora puntiamo all'aggressivo. Licino ha ragione, meritavate vendetta. Vai. Licino ha ragione. Qualcuno doveva fermare i banditi. A causa tua è morto il padre di qualcun altro. E la prossima volta sarà la tua testa a cadere. E la cosa ti piacerebbe, vero? Cosa? No! Perché dovrebbe? Sei stato solo crudele con me da quando sono arrivato. Mi dispiace, Licino. È solo che non voglio perdere anche te. Ora che papà è morto, restiamo solo noi due. Dobbiamo procedere con la sepoltura. Hai trovato un'offerta? Allora, ho portato dell'olio per Timoteo, ho portato entrambe le offerte, ho portato del vino per Licino. Ho portato tutto. E ho portato quello che mi avete chiesto. Allora ti ringraziamo entrambi. Posso ringraziare Alexios da solo? Ho fatto il possibile. Che vostro padre attraversi lo Stige in pace. Vieni, Licino. Dobbiamo preparare l'altare. Tra un attimo. Vorrei vederti ancora una volta, prima che te ne vada. Incontriamoci. Ci stai provando con me? È morto tuo padre, già ci provi? Mistios. Hai capito? Il Mistios ha sempre il suo fascino particolare. Intanto qui ci gustiamo un funerale greco, con le sue usanze tipiche di quel periodo. Poca gente è venuta al funerale, eh? Sai che non era molto amata questa persona. Funerale fra pochi intimi. E intanto si fece giorno. Quindi missione compiuta? Beh, era breve questa missione. Che altro c'è qui? Ah, si continua quindi. È la fase di vendetta sicuramente. Comunque, prima che ricomincio. Quindi quello che ti dicevo. Allora, fai bene a fare queste di destra. Hai detto quelle di destra? Sì. Infatti anche io, come vedi, mi sono concentrato su quelle di destra, perché l'arco lo uso molto poco. Però insieme a queste, ogni tanto potenzia anche queste. Anche perché le abilità da mettere qui che ti consiglio di più sono questa qui, che sarebbe questa che sbloccherai più in alto. Che praticamente ogni volta che l'attivi vai in rage e per tot secondi sei fortissimo e non ti possono uccidere.
ed è un bel vantaggio. E mentre attiva questa, di puntare insieme a questa qui. Questa qui ti attiva le armi velenose. Quindi fai la combo fra le due, capito? Questa che ti aumenta l'attacco, questa che mette il veleno e fai dei danni allucinanti. Soprattutto quando poi fai la combo, che sarebbe questa qui, con i due tasti insieme, capito? Quando hai attivato queste due e vai di combo, più delle volte li sciotti. Tranne quelli più forti che magari gli levai in metà vita. E insieme a queste due, le altre due che ti consiglio sono questa qui a destra, che sarebbe questa qui, che sono le cure. E parliamo di cure infinite, quindi ci sta. Cioè, stai combattendo, magari ti sei fatto colpire qualche volta, ti curi, prende soltanto una barretta dorata, quindi è facile averle, e si ricarica rapidamente. Cioè, io con questa sono riuscito a far fuori, come ti ho detto prima, il Minotauro e il Ciclope, che erano scontri veramente tosti, e ero sottolivellato. Però, a furia di schivare, di curarmi quando serviva, ce l'ho fatta. E l'ultima che ti consiglio è questa qui, che sarebbe questa qua, che leva lo scudo ai nemici. All'inizio leva solo gli scudi piccoli. Quando la potenzi fino al livello... quanto ce l'ho io? Ce l'ho al 2, ok. Già al livello 2 puoi levare qualsiasi scudo. Quindi anche gli scudi grossi li puoi levare. Ed è utile perché qui si parano parecchio. Quelli che hanno lo scudo qui si parano veramente tanto e ti complicano la vita. Quindi levargli lo scudo è un vantaggio mostruoso. Quindi queste 4 te le ultra consiglio. Cioè io da quando le ho attivate e potenziate non le cambio mai. Cioè io sto facendo tutto il gioco così e sto andando liscio. Mentre per quanto riguarda le frecce, stanno queste due, ma ti ho detto, non uso praticamente mai l'arco, lo uso ogni tanto quando si allontanano, ma queste decidi tu. L'importante è che ti ricordi queste 4 che ti ho detto. E appunto di potenziare anche questo pannello qui, che è fondamentale. Soprattutto queste due, questa che si chiama maestro dell'attrezzatura e maestro delle armi. Perché questo, come ti ho detto, ti aumenta la difesa e questo qui l'attacco. Quindi sono basilari queste due da fare. Sì, poi vabbè, sulla destra qualcuna che ti posso consigliare per lo stealth è questa, che ti aumenta la possibilità di fare assassini furtivi critici e quindi di fare più danni nel furtivo. Questa qui, che diminuisce il suono quando ti muovi. E poi quest'ultima, che ti fa diventare invisibile. Qui, se tu, che ne so, sei inseguito dalle guardie, ti allontani un pochino, diventi invisibile e non ti beccano più. Certo, quando ti muovi ti rivedono, però intanto può essere utile per scappare da una situazione di emergenza. E qui che cosa abbiamo? Ah, questa pure è molto utile. Questa è una passiva che l'attivi solo una volta e quando tu uccidi un nemico il corpo sparisce. Quindi direi che per la furtività è il top. Che trovano un cadavere, suona l'allarme, invece con questo uccidi chi ti pare, sparisce automaticamente il corpo e chi si è visto si è visto. Questa qui è quell'altra che ti avevo detto delle 4, quella velenosa, e ti consiglio di potenziarla al massimo insieme a questa, che queste due fanno combo, perché questa aumenta il veleno e questa la conoscenza con le arti velenose. Quindi messe insieme sono dei danni allucinanti, più questa qui che ti ho detto prima del rage. Infatti io mi sto concentrando parecchio sulle armi veleno. Ok, torniamo a noi, vediamo un po'. Allora. Parla con Timoteo. Parla con Licia. Ah, quindi ne abbiamo ancora due da fare. Ok, allora prima andiamo di questo. Di nulla, di nulla. Non so da quante che giochi ad Assassin's Creed, non so quanti ne hai giocati, però ormai... non sono più come quelli vecchi, sono diventati dei GDR a tutti gli effetti e bisogna cercare di gestirli in una certa maniera. Io di GDR ne ho giocati molti, quindi non è stato un problema. Mi dispiace che è cambiato lo stile stealth, perché col fattore GDR non è più come prima. E molte volte succede che non riesco a shottare un nemico e devo essere aggressivo e uccidere tutti. Sì, sì, no, questo devo dire che... hanno fatto bello tosto, sì. Diciamo che Origin aveva già qualcosina di difficile, ma con Odyssey si sono concentrati. Ora non so come va l'alla perché mi manca ancora.
in futuro che vedo qualche offerta, magari lo recupero. Anche perché mi manca solo quello da mio giocare. Caro Alexios, volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Cosa avevi in mente? Di lavoro faccio il poeta, ma so fare molte altre cose. Sono anche un ottimo cuoco. Permettimi di prepararti un sontuoso banchetto. Vai, facciamoci sta mangiata. Perfetto. Solo una cosa. Mi servirebbe aiuto per trovare alcuni ingredienti. Certo, bisognerebbe cacciarli. E dimmi, perché non lo fai tu? Credo che tu abbia capito che sono più bravo con le buone maniere che a combattere, no? Allora, non ho ancora visto niente, non sei un guerriero. Buone maniere? Dai, cerchiamo di essere gentili. Lo spero proprio. Che cosa devo cacciare? Per questa ricetta serve carne di cervo. Quelli che ci sono qui intorno vanno benissimo. Raggiungimi alla rupe vicino all'accampamento di Ipermnestra, quando ne avrai un po'. Carne di cervo? Ma io ne ho uccisi un casino di cervi, perché non ce li ho già? Ma che cavolata, però. Cioè, devo andare a uccidere altri cervi così, a gratis. Ah, d'accordo, allora, grazie di essere passato, alla prossima. Vabbè, andiamo a ricacciare i cervi. Tanto due pezzi, sì, ci può stare, non è complicato. Ci sono dei cervi in Corinzia, si aggirano nella parte sud dei boschi. Va bene, va bene. Chiamiamo Phobos, perché sennò prima che ci vado si fa Natale. Phobos! Vieni a noi, piccolino. Sono mancato, eh? Allora, che brava Yuki che si è presa una raga. Ha fatto sta sorpresa, mi ha fatto. Buono, buono. Così finalmente inizia a giocarci, perché da solo non è che ho tutta questa voglia. Poi di giocare con degli sconosciuti mi rompo, almeno gioco con qualcuno che riesco anche a comunicare. Allora, cerchiamo questi cervi. Hai detto cervi, eh? No, quello non è un cervo. Ma danno la caccia a me? Che problemi ha? Io ero qui per dei cervi, però. Vabbè. Siamo fuori prima delle vacche, che ti devo dire. Ecco, d'accordo. No, porca vacca cosa. Non l'ho ucciso io quello. Vicino non servirà di più. L'ha ucciso qualcun altro. Ok, cerchiamone un altro. Eccolo là. No. Sì, ma è un troppo veloce. Aspetta. Con calma, ragazzi, non correte. Voglio soltanto uccidervi, squartarvi e portare la vostra carne da qualcuno che ne ha bisogno. Nulla di più, nulla di meno. Perfetto. Ah, Phobos non lo posso chiamare. Eccoti qua. Andiamo. Andiamo a fare il nostro dovere. Dimistios. Dai, mi stai inseguendo il bastardo, eh? Vai, vai, sali, sali.
Dov'è? L'ho superato? Eccolo qua. Beh, allora. Ok. Non appariva il comando. Vista magnifica. Vero? Hai trovato il cibo che ci serve? Facciamo questo barbecue. Perfetto. Inizio subito. Prego. Accomodati. Cucina che c'ho fame, va. Servito e riperito. Era tutto delizioso. Sembra Brockback Bounty versione greca. Ne è valsa la pena? Cacciare qualche cervo non è certo un problema per me. Vorrei avere la tua forza e la tua sicurezza. La forza non è tutto. Non credo sia facile diventare un noto poeta di Atene. Io, forse ho esagerato un po' con i miei successi come poeta. A dire il vero, non ero qui solo per una visita. Ho finito le dracme ad Atene. Perché hai mentito a tuo fratello? E a me? Timoteo è sempre stato il prediletto di mio padre. Combattevano entrambi per Atene. Lavoravano insieme nell'impresa di famiglia. Ma quella vita non ha mai fatto per me. Perciò sono andato ad Atene per vivere la mia. Tu temi il suo giudizio. Diceva che ero un irresponsabile ad andarmene. E aveva ragione. Non ho più dracme e non posso guadagnarmele. Se la poesia è la tua vera passione, non devi abbandonarla. Se lo pensi davvero... Ma non hai risposto alla mia domanda. Perché mentire a me sulla tua carriera? Non è ovvio. Non volevo sembrarti un fallito. Dal primo momento in cui ti ho visto, ho pensato che tu fossi formidabile. No. Qui non finirà come credi tu. Sono soltanto uno che combatte ogni giorno della sua vita. Eppure mi hai salvato la vita, Alexios. Non lo dimenticherò mai. Beh, sono felice di averlo fatto. È stato bello, Licino. Sì, anche per me. Vabbè, dai, siamo fatti questo bel barbecue notturno. Ok, allora, andiamo dall'altro adesso. Dov'è? Addirittura alla giusta. Vabbè, ci andiamo con la barca. Vuole vendicarsi, quello è il fratello che vuole vendicarsi. Forse era meglio dire che non serviva vendetta, così evitavamo una missione da fare. Tanto con le cose che devo ancora fare, al 50 ci arriviamo. Sono al 47 ormai, quindi tre livelli ed è fatta. Allora, ormai è poco più di un mese che ci sto giocando. Madonna, bello longevo. Eccola qua, una bella partita. Vai, perfetto. Capiti proprio a fagiolo. Senza che prendo la mia nave. Dai, devo smuovere un'intera nave per andare a fare una missione per cavoli miei. Ah, vedo che siamo a metà per il 48. Molto bene, molto bene. Quindi se tutto va bene, oggi facciamo il 48. Ci mancheranno due livelli. Eccoci qua, Timoteo. E poi ti stacchi. Perfetto. Alexios, eccoti. Andiamo a fare sta strage, ma. Ti ho interrotto. Qui mi allenavo con mio padre. Da quando decise di diventare un pescatore, perse interesse. Ma io ho continuato ad allenarmi da solo. Ridaglia con questi cuori, eh? Allenarsi senza avversari non è una vera sfida. Vuoi forse convincermi ad allenarmi con te, Mistios? Potrei essere interessato in una competizione amichevole. Io non credo che sia una buona idea. Hai paura, Ateniese? È solo che... D'accordo, alleniamoci. Vediamo che cosa sai fare. È tutto com'è? Qui? Mi sto solo scaldando. Io mi sto solo scaldando. Timoteo, ti senti bene? Hai combattuto bene, Ateniese. Vieni da qua.
Wow. Ti muovi? Ci provo. Che cosa fai? È pazzo? Io... No, basta, basta. No, no, sta indietro. Che problemi ha? Andati da me. Non voglio farti del male. Lascia. Non capisci? Potrei farti del male se non ti allontani. Tu non mi farai del male. Sta alla frutta questo, eh. Tu non... Non puoi saperlo. Non so se riuscirò a fermarmi un'altra volta. So che qualunque cosa sia, tu sarai più forte. Quando mi succede, se perdo il controllo, mi sono ritrovato a fare cose terribili. Timoteo. No, 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 basta, basta! Che si ammazza? Ora cerca di calmarti. Come se fosse facile, cazzo! Sei al sicuro, Timoteo. Non temere. Ora voglio stare da solo, mi dispiace. Mi hai fatto venire qua, cioè, per mandarmi via? Che senso ha questa cosa? Cosa sei, una prima donna? Passare da Timoteo e Licino a casa del loro padre. È allucinante questa cosa. Che sono venuto a fare? Mi fa venire, fa il pazzo e poi dice che vuole starsene da solo. Incredibile. Un uomo con il ciclo abbiamo trovato. Dove sta la missione? Ah, si torna indietro. E vabbè. L'altro fratello che mi prepara da mangiare e sembrava quasi che ci voleva provare. Questo che ha disturbi della personalità. È una bella coppia di fratelli, eh. Ci credo che il padre è schiattato. Avrà detto meglio l'Ade di questi figli. Chissà cosa deve aver passato, poveraccio. Voglio proprio vedere come va a finire. Secondo me di questo passo ci scappa il morto. Magari quello schizzato accoltella quello gentile. Ma dopo le missioni che ho visto ieri mi aspetto di tutto. Cos'è successo qui? Aia. Sembra uno dei banditi che hanno ucciso Diocle. Vedo che c'è stata della violenza qua, eh? Brutta storia. Chiunque sia stato, non ha rubato niente. Licino, stai bene? L'hanno rapito. I banditi che hanno ucciso mio padre hanno preso Timoteo. Dove sono andati? Alle rovine di Micene. Ti prego, devi aiutarlo. Ci mancava pure questo. Allora, dove stanno queste rovine? Vabbè, ci vado col cavallo, dai. Questi banditi c'hanno la fissa, eh. Prima il padre e ora uno dei figli. Li hanno presi proprio di mira, questi poveracci. Ce la fai? Non è difficile, eh. Phobos? Corri. Ma tu non ammazzi proprio nessuno. Ma non è il luogo dove ero stato all'inizio. Sembra quello. Se mi beccano, ormai sono abbastanza potenziato, non è che mi faccio grossi problemi. Olè. Ti è piaciuta questa, eh?
Mister da due soldi, eh? Ci sono dei vostri generali, quindi non so quanti sono da due soldi. Però vabbè, fino a credere. Per la prossima volta evitate di rapire qualcuno che conosce. Io? No, non credo. Forse parlavi di te stesso. La danza della morte. Ecco fatto. Timoteo, dobbiamo andarcene. Timoteo! Morite, cani spartani. È la vostra fine. Spartani. È tutto finito. Mission complete. E dai, abbastanza easy. Dove sono? Schifosi cani spartani, dove si nascondono? Sei al sicuro, Timoteo. Non temere. Tu sei una delle loro spie, Timoteo! Se ti ho appena liberato, idiota. Licino, io... Io... Mi dispiace. Sono felice che tu stia bene. Ci hai salvato ancora, Mistios. In parecchi modi. Direi. La celebre ombra dell'Aquila non vi ha ancora salvati. Ma che bello incontrare gente che vuole morire. Te, ragazzi di Diocle. Chi sei? Sono il socio d'affari del caro Diocle. O perlomeno lo ero, finché non ho interrotto la nostra collaborazione. Quando l'hai fatto uccidere? Ho dovuto farlo. La nostra collaborazione ha finanziato le scommesse di Diocle per anni. Il suo errore è stato giocare d'azzardo non con le sue dracme, ma con quelle che mi aveva rubato. Menti! Nostro padre non avrebbe mai lavorato con te! Pensate quello che volete. Non cambia il fatto che Diocle mi abbia derubato. Ti sei vendicato uccidendo Diocle. Cosa vuoi da Licino e Timoteo? Avrei riscosso il debito di Diocle attraverso i suoi figli, ma tu hai eliminato il mio più grande rivale a Corinto. Felice dell'aiuto? Mi hai reso un favore. Perciò lascerò andare i ragazzi per ripagarti di quanto ti devo, Mistios. Ha ucciso mio padre! Lo lascerai davvero andare? Già, Mistios. È tua intenzione lasciarmi andare? Direi proprio di no. Tu pagherai per quello che hai fatto. Come vuoi, ombra dell'Aquila. Ah! Forza! Ora un po' scarti, spiace. Mi fai a pezzi, parole forti, eh? Easy. Grazie per avermi salvato, Alexios. C'è una cosa che voglio dirti da un po'. Tanto sarebbero tornati a rompere le palle. Anch'io devo dire una cosa ad Alexios. Ho fatto la cosa migliore. Mi dispiace di essermene andato l'altro giorno. Non era quello che volevo fare. Io non ti abbandonerei mai. Voglio dire, non me ne sarei dovuto andare perché non vorrei lasciarti mai. Vi siete conosciuti soltanto grazie a me. Le Moire hanno parlato. Gli dei ci hanno fatto incontrare. Me lo sento dal profondo dell'anima. P-
Per me siete degli amici. Entrambi. Io capisco. Se è quello che provi veramente... Beh, grazie ancora per avermi salvato e per tutto. Ecco perché il triangolo no. C'è un addio. Roba davanti. È andata male, mi spiace, purtroppo. Sono attratto dalle fanciulle, mi spiace. Dovete scegliere qualcun altro. Però una bella amicizia non si esclude mai. Ok. Ma che poi io scelgo, perché se sceglievo uno dei due, che succedeva? Cioè, alla fine me ne sarei andato per la mia strada, non è che convolavo a nozze. Allora, vediamo un po'. Questa è andata. La prossima si chiama Intervento Divino. Eccola. Vabbè, visto che è lì, teletrasportiamoci. Comunque sono carine queste secondarie. Sì, sì. Non sono robe buttate lì tanto per... Hanno una loro trama, hanno una loro struttura. Sono godibili, sono godibili. Infatti se c'è una cosa che detesto spesso nei GDR è che delle volte fanno delle secondarie abbastanza superficiali. Poi ci sono le eccezioni. The Witcher 3 per esempio mi sono piaciute molto. E anche qui devo dire che se la cavano. Mistios, posso comprare il tuo tempo? Sembri più saggio. Anche in Horizon erano fatte abbastanza bene. Forse lo sei quasi quanto Atena stessa. Sei molto schietta, nonnina. Dico la verità, Alexios. Mi conosci. Non fingere di ignorare la tua fama, Alexios Ombra dell'Aquila. Ho degli incarichi di cui uno con la tua reputazione potrebbe occuparsi. Ma se pensi di non essere all'altezza... Che genere di incarichi? Per cominciare, una prova di giudizio. Quale dio è più pericoloso tra Poseidone e Apollo? La risposta giace in una tomba qui vicino. È un semplice indovinello. Gli indovinelli sono rivelatori e forniscono ricompense quando decido di dispensarle. Dimostra il tuo valore risolvendolo al cimitero vicino al santuario di Atena. Va bene, risolverò l'indovinello. Vediamo quanto è distante, va. Ok, andiamo qua. È per questo che è importante sbloccare i vari punti di sincronizzazione. Così uno si ritrova vari punti per spostarsi in modo rapido, senza avere ogni volta la rottura di fare chilometri, chilometri, chilometri. Sono tutti checkpoint alla fine. Che faccio? Me ne privo? Infatti è per questo che ogni volta che ne vedo uno, la cosa principale che faccio è andare subito a sincronizzare. Ci sono sicuramente dei bellissimi panorami in questo gioco, ma se mi metto ad andare a cavallo in continuazione mi finisce per durare molto di più del necessario. Apollo o Poseidone? Allora, dov'è? Ah, sono nel posto. Quindi mi tocca indagare adesso. Ah, eccolo qua. Un modellino di una nave come offerta a Poseidone. Qualcuno temeva chiaramente di morire in mare.
Qui giace mio fratello, un uomo coraggioso. Fu scelto per affrontare i nemici che minacciavano il villaggio, ma la sua nave affondò e gli squali lo divorarono. Ho seppellito qui ciò che resta di lui. È Poseidone a guidare gli squali, come tutte le creature del mare. Già. È lui il dio più pericoloso. Qui giace mio padre, un semplice contadino. Un leone l'ha fatto a pezzi mentre lavorava nei campi. Che gli dèi gli diano pace. Una placca dorata contrassegnata con il sole. Un'offerta dedicata ad Apollo e alla sua forza giovanile. I leoni sono bestie dorate con criniere simili al sole. Certo saranno gli animali preferiti di Apollo. Questo lo rende il dio più pericoloso. Proteggici dai denti che dilaniano e dal morso delle bestie. Sembra la preghiera di un bambino. Tu! So chi sei! Atena ti manda a uccidermi! Perché mai dici così? Dovevano processarmi per omicidio. Ma un grosso incendio ha bruciato la corte e tutti quanti i registri. Ero libero. Storia. Ma ultimamente Atena mi ha parlato in sogno dicendo che avrei incontrato la giustizia. Ed eccoti qua. Allora, hai ragione, sono in missione per conto degli dèi. No, mi sto solo occupando di un contratto. Una donna anziana mi ha soldato per venire qui. Tu non fai parte del contratto, ma causami problemi e cambierò idea. So cosa mi ha detto Atena. Affronterò la morte a lama sguainata. Come un pazzo, perfetto. Diamogli quello che vuole, lo desidera tanto. Contento? Ho visto tutto quello che c'è da vedere. È ora di rispondere all'indovinello. Cioè, ci sono delle volte delle cose che mi lasciano abbastanza interdetto, però va bene. Sto tizio arriva qua dal nulla e praticamente mi chiede di ucciderlo. Perché questo che è appena avvenuto. Ah, ok. Ero disposto a lasciarlo andare, però è stato lui a lanciare la lama su di me. E io che faccio? Sto fermo? Problemi suoi. Salutami tutti gli altri che ho appena ucciso poco fa nell'Ade. Insieme farete un bel gruppetto. Allora, vediamo un po', va? Ma secondo me entrambi comunque sono delle divinità di un certo livello. Sia Apollo che Poseidone. Diciamo che da abitante della Terra potrei dire un po' più Poseidone perché ha il controllo di una parte di territorio più vasto, visto che c'è più acqua che terra. Hai passato un po' di tempo al cimitero. Cosa hai scoperto? Come sai che ci sono stato? Ho i miei metodi. Ho della terra sui sandali, lo leggi nel mio sguardo. Secondo me sei solo brava a leggere le persone. Forse, ma voglio sapere quale dio ritieni più pericoloso tra Poseidone e Apollo. Perché ti interessa così tanto saperlo? Perché ho due incarichi che richiedono l'attenzione di un Mistios, ma posso affidare quello più semplice quasi a chiunque. Ovviamente assegnerò a te il più pericoloso. Facciamo questa perché di affrontare squali non ci vuoi. Un contadino è stato attaccato da un leone mentre raccoglieva i frutti della sua terra. Un attacco di una bestia dorata sotto il sole splendente. È opera di Apollo, il che lo rende il dio più pericoloso. L'oro è un pericolo che seduce in molti modi. Sì, Apollo è una scelta ragionevole. Concordi, bene. Hai riflettuto saggiamente sulla questione. Approvo. Prendi, è per il tuo giudizio. Pretendi il mio giudizio, ma a me sembra che sia tu a giudicare me. Ah sì? Sai, normalmente i leoni non divorano i contadini se non vengono provocati. Secondo te qualcuno spinge i leoni a comportarsi in modo strano?
Ritengo che tu possa scoprire di cosa si tratti e aiutare i locali con il loro problema. Li troverai in Argolide, a est dell'accampamento di Ipermnestra. Vedrò che posso fare. Però, bello distante. Ok, allora andiamo qui, che è vicino. Non si vedono molti Mistios. Che cosa ti porta da noi? Sono qui per il vostro problema con i leoni. Come conosci la maledizione delle bestie? Se siete costretti ad affrontare le bestie più feroci create dagli dei, è il mio destino intervenire. Ringrazio gli dei che tu sia qui per aiutarci. Parlami della maledizione. È orribile. I leoni hanno attaccato il nostro villaggio, massacrando il bestiame e devastando le scorte di cibo. E uno di loro ha ucciso mio nipote. Il leone è fuggito con una gamba in bocca. Un orrore indescrivibile. Strano che non abbia divorato l'uomo sul posto. Una capacità di osservazione degna di Atena. I leoni arrivano a nuoto dall'isola di Egina per attaccarci. Nessuno osa più gettare le reti da pesca. Caccerò quelle bestie per voi. Grazie. Gli dei ti concedano di annullare questa maledizione. Allora, per lustra l'isola... Ah, lì devo andare. Devo andare qui. C'è una barca. Eccola là. Ma che bella acqua limpida, eh? Io non sono un amante del mare, però devo dire che se mi trovassi davanti un mare del genere, una spiaggia così pulita, beh, potrei provare sensazioni abbastanza piacevoli. Lo ammetto. Purtroppo qui da me non c'è un mare chissà quanto bello, nelle spiagge pulite, quindi... Non ho mai avuto chissà che passione per il mare. Ce la farà questa barchetta ad arrivare qui là? Che delle volte finiva male. Vabbè, ci proviamo. Che rispetto a Origin, qui erano fatte abbastanza delicate le barchette di questa tipologia. Mi ricordo che su Origin ti muovi abbastanza liberamente, perché qui devi stare attento. Ci sono dei mari abbastanza mossi e barche così non ce la fanno. Devono usare vere e proprie navi. Da un certo punto di vista ci può anche stare, se vogliamo fare una cosa
abbastanza curata. Ormai questi giochi, per molti dettagli particolari, tendono spesso a un fattore molto vicino a quello reale, quindi. Però quando è troppo è troppo. Non mi fate quei giochi che non ci sono punti per spostarsi, tipo viaggi rapidi, devo fare tutto quanto in tempo reale, diventa abbastanza snervante. Un esempio è Black Desert. Ok, siamo arrivati, quindi devo controllare questa zona. Si entra in modalità detective. Macchie di sangue, eccetti. Vediamo anche un cadavere, che carino. Un falò recente. Ma chi è stato ad accenderlo? Modalità CSI. Delle orme. Su quest'isola dimenticata da Dio c'è qualcun altro. Qualcuno vive qui. Devo parlarne. Yeah, Robinson. Ma che chiami? Ah. È un elmo. Sembra un uomo leone. Che ci fai qui? Quest'isola è pericolosa. Pericolosa per te, forse. Figo, però. I miei fratelli mi difendono. Magari dopo sta missione mi dai il suo fratelli. Elmo. Vuoi dire i leoni? Sì. Un tempo cacciavamo insieme. Dai, voglio il suo elmo, dai. Che sono malato. Dammi il suo elmo, ce la finisco. E mi portano la carne. Quando sarò di nuovo in forze, mi unirò a loro. Sono quasi guarito. I leoni attaccano delle persone. Sono qui per conto del capo degli abitanti. Capisci che cosa fanno quelle bestie? I leoni fanno quello che devono. Ma se stessi meglio, non dovrebbero cacciare per me. Della corteccia d'olivo sarebbe un'ottima medicina. Troverò la medicina che ti serve. Quando starai meglio, dovrai tenere a bada i tuoi leoni. Grazie. C'è un grosso ulivo nella parte ovest di quest'isola. Si dice che sia stato piantato da Atena in persona. Forse avrei dovuto ucciderlo per prendere l'elmo. Probabile. Era carino, eh. Molto carino. Questo dovrebbe guarire la malattia di quell'uomo. Tieni, questo curerà la tua malattia. Grazie. Puoi dire agli abitanti che i miei fratelli smetteranno di attaccarli. Sì, secondo me se lo uccidevo mi dava il suo. Però vabbè, dai, coraggio. Non mi ha fatto nulla, no? Non avevo tutta questa voglia di ucciderlo. Quando voglio so essere una persona molto buona.
Andiamo. I leoni uccidevano per servire il loro padrone. L'ho aiutato, ora non vi attaccheranno più. Che cosa bizzarra! Un essere umano era l'origine della nostra maledizione. Sono lieta che tu abbia risolto la situazione. Tieni, accetta questo. Grazie. È ora di tornare da quella strana donna e di riferirle l'accaduto. Dov'è che stava la strana donna? Eccola qua. I leoni non daranno più problemi a quel villaggio. Non avevo quasi nessun dubbio che avresti risolto il problema. La domanda è, come hai deciso di farlo? Ho aiutato l'uomo per cui cacciavano i leoni. Ha promesso di allontanarli dagli abitanti. E io gli ho creduto. Una scelta compassionevole che dimostra una grande fiducia nel prossimo. Perché ritieni di aver agito bene? Faccio quello che farebbe chiunque. Analizzo la situazione e prendo la decisione che ritengo giusta al momento. Se ho agito bene oppure no, solo il tempo potrà dirlo. Ah, sì. Credo di capirti meglio. Cosa c'è da capire? Tutto a questo mondo è degno di essere compreso, una ricompensa per aver dimostrato saggezza. Grazie. È tutto? Non se hai intenzione di arricchirti ulteriormente. Hai già affrontato un'isola piena di leoni. Vuoi scoprire i segreti di un'isola avvolta da fuoco e fumo? Allora, vai. Scoprirò la verità su quest'isola. Bene, mi hai quasi colpito. Oh, davvero? Sei tu a colpirmi. Vorrei inviarti su un'isola di fumo e fiamme, ma un mio socio ha ancora la chiave della cripta dell'isola. Senza questa chiave, il tuo viaggio sarebbe vano. Per caso è strano come te? È quasi divertente. Il mio socio vive nel cimitero che hai visitato in precedenza. È un eremita. Avrà tempo per parlare persino con te. Vado a prendere la tua chiave.
Avanti e indietro, eh. Se macar polionime piripole che delle tarta e un fateri vecchi allonime che polionime toni. Sapevo che ti avrei rivisto. Il gufo sa, è l'uccello preferito di Atena, sai? Sono qui per la chiave della cripta. Allora cosa ci fai qui? È quasi ridicolo. Mi stai dicendo che non è qui? L'ho nascosta in un luogo sicuro. È sott'acqua, nel relitto di Ariabigne. Non mi sembra molto al sicuro. Come potrebbe non esserlo? Circondata da tutti quei guardiani? Perché è sempre tutto difficile. Chissà. Tizio sembra strafatto. Vabbè, andiamo. Dov'è che sta? Allora la cosa migliore se qui direi che è perfetto. Spartano, beh ci sta cavolo. Sì. Thank you.
capisco le varie. Così mi piace di più. Iden musiki, en ritmo di mi, adete kerhaveste. Ne pentirò io? Non credo. Ho trovato la tua chiave. Il tuo socio l'ha conservata al sicuro. Era il suo compito. L'ho pagato per farlo. Dove prendi le tue dracme esattamente? Ho poche necessità e spendo solo quelle che considero importanti. Sono quasi taccagna. Ora che ho la chiave, c'è qualcos'altro che devo fare per preparare la spedizione all'Isola di Fuoco? Dimmelo tu, Mistios. Te la senti di esplorare la fucina di Efesto? Aspetta. Nessuna domanda strana prima, sicura? Forse te ne farò una dopo. Voglio esplorare subito l'isola. Molto bene. Stai dimostrando il tuo valore. Ah, sì? Non pensavo. C'è un'isola circondata da nubi di fumo dove la terra rifulge di fuoco. Si chiama Fucina di Efesto. Lì è conservato un elmo leggendario. Portamelo, così potrò studiarlo. Sembra un viaggio pericoloso per un semplice elmo. L'isola è quasi piena di tesori. Potrai tenere ogni altra cosa che troverai. D'accordo. Vado sull'isola a cercare l'elmo. Sempre meglio, eh. Dai, che manca poco al 48. La prossima missione siamo al 48. Andiamo a vedere sta cucina, va. Vediamo cosa troveremo qui, va? Va, boss? Andiamo insieme, che facciamo prima? Perché ho già sincronizzato qui? Per gli dèi, che caldo! Madonna! Stai attento che se mi muovo male qui, sembra infuriato. Rischio grosso. Sarà per via della guerra.
Tu che minchia sei? Insieme! Sono uomini della sette. Trovato. Una trappola mortale, non me ne ero manco accorto. Miracolo che sono vivo. Sta andando bene. Sto attento che questi serpenti maledetti fanno un casino di danno.
Quindi? Non capisco se sono arrivato o no. Una porta che si apre in qualche modo. Magari mi sbaglio. Siamo arrivati, No. Falso allarme. Non è qui. No. Ah, eccolo. Sembra un elmo comune, ma era nascosto con molta cura. Devo riportarlo a quella donna. Un po' particolare, ma alla fine ci siamo riusciti.
Analizziamo questo elmo. Non ce l'ho. È un oggetto di quelli che sta qui. Sì. Ce la fai? Ehi! Non puoi stare qui, Mistios! Vattene! Quell'isola infuocata e la tomba piena di trappole. È stata una vera impresa. Persino per te? Esageri, ombra dell'aquila. Ma hai trovato l'elmo? Certo che sì. Ma come sapevi di un luogo così terribile? E chi sei tu per avermi chiesto di andare lì? Chi credi che sia, Alexios? Alcuni dicono che sono molto saggia, altri che sono la saggezza in persona. Dimmi, chi credi che io sia? Mi hai mandato in un cimitero dove ho incontrato un uomo disperato che pensava che Atena mi avesse inviato a ucciderlo. Evidentemente lui ti crede la dea Atena. Non è saggio dare troppo credito alle farneticazioni di un folle. Poi mi hai chiesto di andare in un villaggio minacciato da leoni, con uno strano selvaggio al centro della questione. Era una prova di saggezza divina o solo una coincidenza? Tu hai scelto di andare al villaggio, io te ne ho solo fornito l'opportunità. Infine quello strano eremita con la chiave. Era persino sotto una statua del simbolo di Atena, il gufo. Sei stata tu a preparare tutto o c'è del vero in ciò in cui credeva? La tua testa è piena di pensieri. È quasi troppo da contemplare. Prendi la tua decisione, Alexios. Si direbbe che tu voglia farmi credere di essere Atena. Indovinelli misteriosi, un elmo da trovare. Ingegnoso, ma un po' scontato. Se è questo il caso, sono io a congratularmi con te per il tuo ingegno. Su, mostrami l'elmo. Spero ne sia valsa la pena. Hai grande fiducia nell'umanità. Spero che tu veda sia il suo potenziale, sia i suoi difetti. Lascia che faccia una modifica e, sì, credo che così sia l'ideale per te. Grazie. Spero tu abbia più saggezza dopo questo viaggio. Sì, ho appreso che si può ottenere un profitto nei modi più strani. Elmo di Gorgofone? Cacchio ce l'ha scritta. Gorgofone. Nome curioso. La leggenda vuole che Gorgofone fosse la figlia di Perseo. Ah, vedi. Madre e nonna di molti personaggi celebri e nemica della tradizione. Proprio come lei, il suo elmo nasconde una grande forza dietro un'apparenza ordinaria. Perseo. Era Perseo quello che aveva sconfitto Gorgo, no? Non Teseo. Teseo era quello del Minotauro. Eh sì. Vai a vedere, quest'elmo può tornarmi utile contro Gorgo. Non vorrei dire una minchiata, eh. Però potrebbe essere così. Ah, ho livellato, giusto. Allora. Il fiore pure aumenta il danno qui.
Ah, buono, buono, vai, vai. Subito. Ci sta. E siamo al 48. Bueno. Ok, andiamo con la prossima. L'immagine della fede. Allora. Ora dobbiamo cercarla, vediamo un po' dov'è. L'immagine della fede. Ah, quella è il DLC. E vabbè, il DLC lo faccio quando finisco il gioco principale. L'immagine della fede. Fammelo rivedere un attimo. E così si chiama. Inelide. Qua sta. Eccolo qua, l'immagine della fede. Vamos. Dei, vi prego, qualcuno può aiutarmi? Quei luridi porci mi hanno rovinato. Rovinato! Spesso gli dei ci lasciano soli a difenderci. Dimmi cosa ti serve, e forse potrò aiutarti. È proprio vero. Ma sembra che tu sappia difenderti a dovere. Dei porci schifosi hanno rubato i miei preziosi attrezzi, anche se a loro non servono a nulla. Sono rovinato se non mi aiuti. Dimmi dove sono andati i ladri, e farò crollare il cielo sulle loro teste. Ah, sia lode a Zeus.
Io sono l'artista Policleto. Trova i banditi e recupera i miei preziosi attrezzi. Ma tu come ti chiami, Mistios? Mi chiamo Alexios. Per gli dèi, è proprio vero? Cosa? No, niente. Ti prego, recupera i miei attrezzi e ti ricompenserò. Ok. Dilan Vanni Horan. Dove è andato Phobos? Ma perché sparisce così? Phobos. Dove è andato? Spera, mi cicchiamo con quella cavalla. Non lo sai, quella cavalla là non è più la stessa. Che bravo Popo, sei rimasto qui. Ogni tanto rimani. Dovresti rimanere tutte le volte, però ok. Meglio di niente. Ho trovato i tuoi attrezzi. Non ci posso credere. Forse è davvero l'Olimpo a mandarti. No, amico mio. Sono carne e ossa come te. Oh, beh, almeno i contadini della fattoria di Linù pagano bene. Devo andare lì. Se mi scorti, sono certo che saranno molto generosi con te. Cosa puoi dirmi di questo villaggio? Linù è una piccola regione popolata da contadini, grandi lavoratori e molto devoti. Mi hanno ingaggiato per realizzare una scultura di... beh, dell'ombra dell'aquila. Sul serio? Perché? Conoscono il tuo nome e le tue imprese e ritengono che tu li abbia salvati. Perché pensi che nelle mie vene scorra il sangue dell'Olimpo? La tua reputazione ti precede e gli abitanti di Linù parlano di te senza sosta. Portami alla fattoria di Linù e ti proteggerò durante il viaggio. Eccellente. Sono certo che ti onoreranno con doni e ricchezze. Allora andiamo. Come hai scoperto questo villaggio? La mia dottrina sulla bellezza è famosa. Le sacerdotesse Phobos del villaggio sono venute a casa mia. È come intelligente che va a cavallo, meno male. Tutti a piedi vanno. Sei venuto fin qui da Argo. Mi hanno offerto una bella somma. Sai, la vita degli artisti è dura. E che aspetto avrà la statua quando avrai finito? Beh, il tuo, suppongo. Il mio. Venerano l'ombra dell'Aquila. Mi hanno raccontato molte storie. E ti hanno descritto piuttosto bene, anche se ti facevo di statura più alta e con un naso più piccolo. Questa tua teoria, chi decide cos'è bello? Matematica. Matematica? Esatto. La bellezza è un'equazione derivata dalla commensurabilità di tutte le parti del corpo, da dito a dito e dalle dita al palmo e al polso.
e da essi all'avambraccio e dall'avambraccio al braccio e così via fino a includere il corpo intero. Ah, matematica. Mamma, l'ombra dell'aquila. Ti ringrazio, Mistios. Mi hai salvato la pelle e mi hai fornito un'ottima referenza. Parliamo con la sacerdotessa Siona per essere accolti come si deve. Bene, Policleto, ce l'hai fatta! Sacerdotessa Siona, gli dèi mi hanno messo alla prova durante il viaggio, ma guarda che miracolo hanno compiuto. E lui chi è? Sono Alexios, il Mistios di cui mi hai parlato. È arrivato come una saetta di Zeus e mi ha salvato dai banditi. L'ombra dell'aquila. Che incredibile onore! Sono felice di essere qui. Come mi conosci? Stai scherzando? I venti narrano le tue gesta e le stelle cantano la tua grandezza. Siamo solo dei poveri contadini, ma la tua presenza qui ci dà speranza in questo mondo crudele. E presto ci sarà una statua a celebrare la tua gloria. È meraviglioso che il nostro protettore cammini tra noi donandoci la sua grazia divina. Saremo eternamente benedetti. Mi rendete un onore che io non merito. Sono solo felice di aiutare Policleto. Grande e umile è l'ombra dell'aquila. Molti modesti servitori nel nostro villaggio beneficerebbero di una parola gentile pronunciata da qualcuno della tua grazia. Ah, e chi sono? C'è la pastora Erifile. La troverai vicino alla stalla, a sud di qui. Acato il cacciatore, che ha una piccola casa al confine occidentale del villaggio. E Menalca, un giovane contadino. I suoi campi sono a est. Chi è la pastora e qual è la sua storia? Erifile si occupa di un piccolo gregge di capre. Di recente è stata attaccata dai lupi nella foresta e ne ha perse due. Cosa puoi dirmi del cacciatore? Acato teme di non poter provvedere alle esigenze del villaggio perché si è infortunato. Forse potresti tranquillizzarlo. Sacerdotessa, chi è il contadino? Menalca teme di essere maledetto. Una visita dell'ombra dell'aquila rinsalderebbe la sua fede. Vedrò cosa posso fare per la tua gente. Non è la mia gente, ombra dell'aquila. Noi sacerdotesse siamo solo umili servitrici della tua grandezza. Torna da me quando avrai parlato con loro. Io e le mie sorelle vogliamo preparare dei festeggiamenti degni della tua portentosa visita. Sì, io sono chiaramente io. Tu sei la pastora? Tu mi conosci? Sai chi sono? Dimmi cos'è successo. Stavo radunando il mio gregge quando è stato orribile. Lupi, sangue, denti ovunque. Ti hanno ferita? No, tu mi hai protetta. Quando? Porto con me il tuo talismano perché mi protegga. Ma... ero così terrorizzata che l'ho perso durante la fuga. Posso cercare il tuo talismano? Oh, grazie, 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 grazie! Dove sei stata attaccata? Stavo portando il mio gregge al pascolo, attraverso il bosco a sud della città. Alcuni dicevano di avervi sentito i lupi ululare, ma ho corso il rischio. Parlami del talismano. È un oggetto semplice. Un'aquila di legno lavorata rozzamente. Non si avvicina per niente alla tua grazia divina, ma finora mi ha sempre protetta. Ah, io vorrei averti protetta meglio. No, sono io che devo scusarmi con te per averlo perso. Temevo che fossi in collera con me. No, no, certo che no. Non preoccuparti, cercherò il tuo talismano.
tracce di lupi. La tana deve essere vicina. Erifile ha lasciato cadere il cesto quando i lupi hanno attaccato. Una delle capre di Erifile. O ciò che ne resta dopo il banchetto dei lupi. Tracce di sangue. Il branco è andato di qua. Deve essere la tana dei lupi che hanno attaccato il gregge di Erifile. Darò un'occhiata. È la tana del lupo. Urlate, urlate. Adesso vi faccio smettere di urlare. E invece... Addio! Dai, per una volta che mi lascio vivo, volete davvero morire? Non so quanto vi conviene. Ve lo dico, non vi conviene. Fate i bravi. Sono molte tracce di lupi nel bosco. Stai attenta al tuo gregge. La sacerdotessa ha detto che hai percorso il bosco silenziosamente come Hermes e che hai trovato il mio talismano. È stata pura fortuna che io l'abbia trovato. I lupi l'avevano trascinato dentro la loro tana. Tieni, eccolo. Ti sono grata, ombra dell'aquila. Lo benediresti per me? Non ti serve la mia benedizione. Sta solo attenta a ciò che ti circonda. E puoi chiamarmi Alexios. Grazie, ombra. Alexios. A posto, fuori uno. Perché mi hai abbandonato, ombra dell'aquila? Che cosa ho fatto per offendere le divinità dell'Olimpo? Come posso redimermi? Abbandonato? Non credo di averti mai incontrato. Eh? Come? Tu? Tu? Sì, io. Dimmi cosa c'è che non va. Gli dèi mi hanno maledetto. Mi parlano giorno e notte, riempiendomi la testa di visioni e paure. Non posso lavorare, il mio raccolto appassisce. Perché ti hanno maledetto? Non so cosa ho fatto. Sento le voci degli dèi giorno e notte, da quando ho ereditato la fattoria dopo la morte di mio padre. Le voci non mi lasciano dormire né riposare, e la fattoria richiede molto lavoro. Che maledizione. Gli dèi mi parlano di cose terribili. Dicono che il cielo si aprirà e sommergerà d'acqua i campi e la fattoria. Che creature oscure e striscianti emergeranno dalla terra per banchettare con il mio raccolto e la mia carne. E che la terra ci inghiottirà tutti. Che poeta. Darò un'occhiata intorno alla fattoria per scoprire cosa può essere successo. Grazie, ombra dell'aquila. Tu vieni dall'Olimpo, gli dèi ti ascolteranno. Forse, ma prima devo stabilire se è davvero opera degli dèi. O se i tuoi problemi hanno una natura più terrena. Insomma, sei un pazzo. Un pazzo visionario. L'acqua in questo vaso puzza come lo Stige. Forse la malattia si è diffusa nell'acqua. Comunque la causa sembra terrena, non opera degli dèi. Il raccolto puzza. Che la marcia scienza dia allucinazioni. Ah, chissà se il contenuto del granaio ha lo stesso problema. Questi vasi sono stati offerti agli dèi. Se Menalca li ha rotti, gli dèi potrebbero essersi infuriati. Demetra e Dioniso potrebbero aver maledetto i campi e avvelenato la sua mente. Guarda questo piccoletto. Le offerte sembrano abbandonate e trascurate da molto tempo. Non è un buon modo di onorare Demetra o Zeus. Menalca è un caso umano. Pensa che gli dèi l'abbiano maledetto. Gli ho detto che è ridicolo. Perché ridicolo? Ti ho beccato perché anche se qui, tu volessi punirlo, ti limiteresti a percuoterlo. Potevi mancare. O un'aquila a divorargli gli occhi o qualcosa del genere. Non malediresti il suo raccolto. Io? Certo che no.
Sei l'ombra dell'Aquila, la freccia di Apollo, lo scudo di Ares, il figlio di Zeus. Non il signore della moria del raccolto. Non ti abbasseresti a questo. Quindi i problemi di Menalca sono causati da... Una malattia del raccolto. Ecco la causa della sua follia. Credo di aver visto tutto. Sono gli dèi a maledire Menalca, o la sua afflizione ha una causa terrena? Ombra dell'Aquila, hai scoperto perché gli dèi mi maledicono? Credo che i tuoi campi siano affetti da una malattia che ti ha avvelenato la mente. Che cosa facciamo? Come placchiamo l'ira degli dèi? Questo non ha niente a che fare con gli dèi. Darò fuoco al granaio dove conservi il raccolto e brucerò le piante malate per guarire la tua mente. Io spero che tu abbia ragione, Ombra dell'Aquila. Proviamo da qui. Un cribbio. Tutto il mio lavoro è andato in fumo. Non ho detto sarebbe stato facile. Doveva essere fatto. Confesso di sentirmi già un po' meglio. Grazie per l'aiuto e per la tua vita. Almeno questo era in zona. Non sono dovuto andare da nessun'altra parte. Kaire, cosa c'è che non va, amico? Sei davvero la divina ombra dell'Aquila? Oh, un'aquila. Icaro, che viaggia con me. Ma a volte è dura capire se sono io a comandare oppure lui. Così gentile e umile. La grazia di Apollo e la saggezza di Zeus. Un altro doppio da Iacono. La sacerdotessa Siona ha detto che hai un problema. Dimmi. Vabbè. Ho disonorato me stesso. Di solito caccio per la mia famiglia e per il fabbisogno del villaggio. Ma l'altro giorno sono scivolato e ho preso una brutta storta. Cammino a malapena. Non sono degno del tuo sguardo. Non è colpa tua se ti sei infortunato. Continua. Mia figlia Mirto ha insistito per andare a caccia nei boschi al posto mio. È coraggiosa, ma ancora inesperta. È da molto che manca da casa e sono preoccupato. La troverò. Andiamo a cercare Mirto. Ciao, boss. Tutti sti versi, e chi è? E questa strada? 100 euro.
Come potrebbe essere? Lui ne ha affrontato uno, è quasi morto. Ho sciotto gli orsi. Mirko. La caccia selvaggia. E siamo The Witcher. Wild Hunt. Boh, io non trovo. Qui non c'entra qualcosa la statua. Devi essere Mirto, la figlia di Acato. Sì? E tu chi sei? Sono Alexios. Hai fatto faticare, mocciosa. Eri pure piccolissima. Questi boschi sono pericolosi per la gente comune. Tuo padre è preoccupato per la tua assenza e mi ha pregato di trovarti e di proteggerti. Ma è incredibile! Spero che tu non ce l'abbia con me. No, ragazza. Hai onorato tuo padre. Ho cercato di seguire i suoi insegnamenti, ma cacciare è difficile. Non sono riuscita a procurarmi la carne di cervo che vuole. Temo che sarà molto deluso da me. Ah, con un bravo insegnante come tuo padre, di certo sai molto più di quanto pensi. Stammi vicina, e forse posso darti qualche consiglio. Grazie, sei molto gentile. Il segreto è trovare il punto giusto all'incrocio dei sentieri dei cervi, posizionarsi sotto vento e stare in silenzio. In silenzio. Ci serve carne di cervo.
Ecco qua. Carne di cervo per tuo padre. Visto? È difficile, ma puoi farcela. Sei incredibile. Ho imparato tantissimo. Ci penso io al resto della carne che serve a tuo padre. Perché non vai a casa a dire ad Akato quello che hai imparato? Lo farò. Grazie. Via. Non vedo niente. Facciamo che si fa giorno, perché di notte io non vedo nulla. Andare a caccia di notte non mi pare proprio il caso. È rimasto uno, eh. Dai, ne manca uno, dov'è? Aspetta, forse ho visto qualcosa. Sembrava di vedere un movimento. Ho visto male.
Mi era sembrato di vedere qualcosa. Mi era sembrato di vedere un cervo. Ok, ci siamo. Oh, boss. Decisamente non potevo cacciare di notte. No, di notte non vedo niente. Certo, ora qui appaiono come niente, ora che non mi servono. È un classico. Eccone un altro. Proprio vero, eh. Quando una cosa ti serve non appare mai. Quando non ti serve più te la sbattono davanti. Ombra dell'Aquila, non so come ringraziarti. Alexios, prego, prego. Hai trovato abbastanza carne? I boschi sono stati generosi e Artemide ha guidato il mio arco. Conosci Artemide? Non me l'hai detto! Mirto, contieniti! Scusa, papà. No, Mirto. Non conosco l'infallibile Artemide nel modo che intendi, ma so che veglia su tutti i cacciatori. Rendile omaggio. E presto caccerai bene come tuo padre. Ho anche la sua veste. Credo di aver visto tutte le persone indicate dalla sacerdotessa. Devo tornare da lei. Prodigiosa ombra dell'Aquila, il tuo nome e la tua gloria sono sulle labbra di tutti. Io e le mie sorelle vogliamo organizzare una grande festa per te. Sarai l'ospite d'onore. Se insistete. Ma c'è ancora una persona che beneficerebbe della tua attenzione. Calcippe è in ansia per suo fratello. Egli è in verità un individuo bizzarro, toccato dalla follia. O forse è stato scelto dagli dèi. Ah, eccola! Parla con lei, rassicurala, e poi potremo festeggiare. Per gli dèi, sei tu. Sono io. Sei tu, per gli dèi. Le mie preghiere sono state esaudite. Parla con l'ombra dell'Aquila, figliola. Sei qui per aiutarmi? Vedrò quello che posso fare. Sì, certo. È per mio fratello Callistrato. È sempre stato un po' strano, ma nell'ultimo anno credo che gli dèi l'abbiano maledetto. Cioè, ovviamente, senza offesa. Continua. Tuo fratello? La fattoria di mio fratello è fuori dal villaggio. Sta sempre per conto suo. Non lo vedevo da giorni, allora sono andata a trovarlo e ho sentito dei rumori terrificanti. Temo che gli sia accaduto qualcosa, ma non ho il coraggio di andare a vedere. Vado a dare un'occhiata. Grazie, grazie, ombra dell'Aquila. Sei troppo gentile, troppo caritatevole, troppo altruista. Grazie. Cosa puoi dirmi di tuo fratello? Callistrato aveva sempre qualche idea folle. L'ultima sua trovata è stata allevare galline che deponessero uova giganti. Diceva che ogni uovo avrebbe sfamato una famiglia e che vendendole si sarebbe arricchito. Cosa pensi sia accaduto a Callistrato? Non lo so. Forse un leone o un lupo. Ho sentito dei rumori da far venire i capelli bianchi, ma qualsiasi cosa sia, non sarà una minaccia per te, possente ombra dell'Aquila. Prego che lui stia bene. Dov'è la fattoria di tuo fratello? Ha una grande tenuta a nord-est da qui.
ma non la tiene molto bene. È sempre impegnato con i suoi progetti folli. Farò visita a tuo fratello e scoprirò cosa succede. Ma boss? Eccolo là. Che danni. Di cosa? E tu chi saresti? Chi ti ha salvato la vita? Sono danni considerevoli, eh? Dovevi proprio uccidere le mie galline migliori? Tua sorella mi ha mandato da te. Calcippe era molto preoccupata e spaventata dai rumori che ha sentito. Pare che avesse ragione a temere per te. Allora puoi dirle che sto bene. Forse posso procurarmi una capra della Messara, catturare un leone e farlo incrociare. Magari con un serpente. Farei una fortuna. Vabbè, un pirla, l'abbiamo capito, dai. Vamos. Calcippe, tuo fratello è un tipo singolare, ma è vivo e direi che sta bene. Grazie, Ombra dell'Aquila. Sì, è un po' difficile, ma hai ascoltato le mie preghiere. Sarò per sempre la tua devota servitrice. Le sacerdotesse stanno preparando una grande festa in tuo onore perché tutta l'Inù possa celebrarti. Sarà davvero magnifico. Alexios, una tragedia. Mirto è stata colpita da una malattia. Portami da lei. Era emozionata e ansiosa di partecipare alla celebrazione in tuo onore. Correva ovunque in preda all'agitazione e all'improvviso è collassata. Ti prego, Ombra dell'Aquila, puoi fare qualcosa per lei? Qualcuno ha visto qualcosa? Aveva delle ferite? No, nessun morso di insetto o di serpente, ma la sua fronte è scotta. Cosa faceva Mirto quando è collassata? Preparava la carne per la celebrazione, secondo le istruzioni della sacerdotessa. Dov'è ora la sacerdotessa Siona? Non lo so. Ho sentito che cercava aiuto e diceva alla gente di non temere, ma è scomparsa. Un comportamento strano. Chiedo in giro se qualcuno sa qualcosa. E vedo se riesco a trovare la sacerdotessa. Molto strano. Situazione abbastanza curiosa. Ombra dell'Aquila, che cosa ho fatto per offenderti? Niente. Voglio solo sapere se hai visto che cos'è successo a Mirto, la ragazzina. L'ho vista assaggiare la carne per la tua celebrazione. Dopodiché si è ammalata. L'ha assaggiata? Sì, perdonami. Ti prego, non punirmi. Cosa? No, certo che no. Oh, Ombra dell'Aquila, non maledirmi con la tua ira. Cosa? Perché dovrei maledirti? La tua ira è leggendaria, ma noi vogliamo solo compiacerti. Al contrario di quella ragazzina irrispettosa, Mirto. Cosa ha fatto Mirto? Non saprei.
So solo che Siona l'ha chiamata furfante e ha detto che l'hai punita per le sue trasgressioni e per dare a tutti noi un avvertimento. Ma è ridicolo! Devo trovare Siona. Capelli grigi, dove trovo la sacerdotessa Siona? Tu lo saprai. Lei e le sue sorelle hanno un rifugio appartato. Nessuno sa dove sia. È nascosto agli occhi della gente comune. Non dirò altro per non rischiare di offenderle o di offendere te. Quelle donne non parlano per conto mio. Dimmi subito dov'è o mi infurierò. Sì, sì. Di solito si ritirano in un rifugio segreto oltre il confine con l'Elide. Facciamo due chiacchiere. Vamos. Mi sa che Siona non me la conta giusta. Vediamo cosa avrà da dirmi una volta che la raggiungerò. Siona, perché sei fuggita dal villaggio? E ora scopriremo la verità. Me ne sono andata per consultare le mie sorelle. Dovevamo scoprire cosa ha afflitto la povera ragazza. Linu ha offeso in qualche modo la divina ombra dell'Aquila. O sono i poteri superiori dell'Olimpo a metterci alla prova? Ah, gli dèi mettono alla prova la nostra fede. O la tua? Non ho voglia di giocare. Ti prego, dimmi ciò che sai, così posso salvare Mirto. Ma certo, adorata ombra dell'Aquila, desideriamo la stessa cosa. Abbiamo pregato per una risposta e l'abbiamo ottenuta. Nella grotta sacra c'è una pianta che può salvarla, ma è troppo pericoloso per noi comuni mortali andare lì dentro. Vado a prenderla. Per Zeus, che bestione! Le sacerdotesse si aspettano che io diventi cibo per orsi. Mamma mia! Prima l'orso, poi la pianta. Noi ho sacchiato troppo cresciuto. La sensazione è che le sacerdotesse sperassero in un dio martirizzato e non in un mistio infuriato. Presa. Un momento. Questa pianta è solo un'erbaccia. Non serve a nulla. Malaka! Se le sacerdotesse vogliono morire. Sì. Voi due chiudete la bocca. Appena l'orso divino divorerà il cuore. Siona, ho ucciso il tuo orso. Sei qui. Sei vivo. Vivo e vegeto. È infuriato. Sarà meglio che abbiate un antidoto per Mirto. Altrimenti. Altrimenti? Basta menzogne, millantatrici! Avete avvelenato Mirto per danneggiarmi. E quando vi ho scoperte, avete tentato di darmi in pasto a un orso! Sì! No! Noi non volevamo! Non volevate! Schifose bugiarde! Avete soggiogato Linu e approfittato dei suoi abitanti utilizzando il mio nome! È vero! È verissimo, grande divinità!
Non sono una divinità, immonde ladre! Datemi l'antidoto per Mirto, o vi apro la testa in due! E ora, sparite! Via, via! Allontanatevi dal mio sguardo! Imarton, kata noisi. Vamos. Ma guarda un po'. Questi sacerdotessi che volevano fare il gioco sporco. Prima mi adorano, hanno tutte le lecchine. E poi cercano di infangare la mia reputazione. Vabbè. C'era l'opzione di farle fuori, penso che l'avrei fatto. Sì. Soprattutto le mie belle bocce l'avrei sistemata per le feste. Medicina per Mirto. Presto, diamogliela. Alexios? Shh, riposa. Ce l'hai fatta. Ci è mancato poco. Devi parlare con gli abitanti. Guardate dentro di voi. Sapete che non sono una divinità e che voi potete cavarvela da soli. Forse hai ragione, ma hai salvato mia figlia. Non lo dimenticherò mai. Grazie, Ombra dell'Aquila, per averci donato il coraggio di cavarcela da soli. Quando la tua statua sarà finita, ricorderà a tutti il tuo messaggio e incoraggerà gli abitanti addirittura una statua in mio con onore. Le loro forze. Però... A posto. Per aver finito. Uè, mi dici, Smeg, cosa mi... Ok. Allora, la prossima... Le figlie di Lalaia. Lalaia. Non è questa. Sicuro che non è questa. No. Eccolo. Dov'è? Eccolo. Grazie a tutti.
Afrodite, Artemide, Atena, madri e figlie dell'Olimpo. Di nuovo, vi prego, belle bocce. Conduceteci alla salvezza. Non possiamo perdere altre persone. Ok. Non sono chi cerchi, ma Alexios, Mistios. Che succede? La mia gente è in grave pericolo. Abbiamo perso i capi e i guerrieri, e ora sono spariti anche i cacciatori. A volte le battute di caccia durano settimane, forse torneranno. Cos'è successo agli altri? Guerra. La lotta tra Atene e Sparta ha raggiunto i nostri confini. Così gli uomini hanno offerto le loro spade. Temo che coloro che sono rimasti siano caduti nelle mani dei figli di Serse. Non ho mai sentito parlare dei figli di Serse. Un nome particolare. I persiani rimasti dopo la battaglia delle Termopili. Non possiedono una terra, vivono nel ricordo dell'antico re. Ma loro sono molti e noi siamo rimasti in pochi. Non vorrei essere al tuo posto, ma... uccidere è la mia specialità. So cacciare e seguire le tracce. Dispensi anche consigli? Non so come rivolgermi alla mia gente. Sanno che c'è qualcosa che non va e non sono sicura di come affrontare la situazione. Non esiste una risposta semplice. Se dovessi fare un passo alla volta, come cominceresti? Non posso portare indietro gli uomini o fermare i figli di Serse da sola. So che ti chiedo molto, ma li riporteresti a casa? Anche se restano solo le loro ossa, abbiamo bisogno di onorarle. Cercherò i cacciatori scomparsi. Mia cugina Agnodike si è offerta volontaria per cercarli. Anche lei non è più tornata. Andiamo a cercarli. Dov'è il punto? Fra un po' ci fermiamo, va? Tanto un po' di missione l'abbiamo fatta. Domani dovremo finire queste qui e poi possiamo riprendere la storia principale. Vamos. Meglio scoprire cos'è stato. Sono libera, non ci credo.
andata via così quella. Quei bastardi, quei bastardi! Stai bene? Ti sembra che stia bene? Sei sopravvissuta. Non si può dire lo stesso dei tuoi compagni. Era un avvertimento. Prima i cacciatori, poi il resto del villaggio. Devo andare dal magistrato e avvertirlo dei figli di Cersei e dei loro piani. E io devo riscuotere la mia ricompensa. I figli di Cersei. Catastrofini. Aia. Niente, eh. Vabbè. Alla prossima, Phobos. Povero piccolo Phobos. La seconda volta questa che mi succede una cosa del genere. Vabbè. Vediamo se è già risuscitato. No, ci vuole ancora un po' di... Olè, resuscitato. Rieccoti. Che notizie mi porti di Agnodiche e dei cacciatori? Magistrato Perictione, ho cattive notizie. I figli di Cersei si preparano a colpire. Oh, sei tu. Magistrato, il Mistios mi ha salvata da morte certa. Per il doppio della ricompensa, spero. Finalmente qui c'è qualcuno che sa come usare una spada. Ho provato a convincere Peri a costruire delle difese dalla prima volta che abbiamo visto i figli di Cersei aggirarsi intorno al villaggio. Ah, questa è mia sorella, Tia. Si considera il generale in comando di Lalaia in assenza degli uomini. Prima era tuo marito a difenderci. Ora deve farlo qualcun altro. Hai sentito quello che ha detto qualcun altro? Se aspettiamo che siano gli dei ad aiutarci, verremo massacrate. L'unica lingua che i figli di Cersei sembrano capire è la violenza. Mistius, che ne dici se ti assoldo per proteggere il villaggio? Farò tutto il possibile. Bene, raggiungimi alla sorgente del Cefiso. Ho un'idea per occuparci dei figli di Cersei. Vabbè, dai. Questo ce ne occupiamo domani. Quasi fatte tutte ormai, è rimasto. Dopo queste tre, e abbiamo finito con i racconti perduti della Greggia. Sì. A posto. Andiamo all'inventario, cosa abbiamo di nuovo? Una porcheria, direi. Pure questa è un'altra porcheria. Esteticamente. Vabbè. La setta come va? Tra un po', quando riprenderemo la storia, finalmente ci avvicineremo agli anziani che ci porteranno a questo qua. Vabbè, a posto. Beh, allora, domani riprenderemo direttamente da questa missione qui. Lezioni intense, parla con Tia. Quindi, dal vostro like è tutto. Hasta la vista!